Siamo a Milano, la fabbrica del vapore, intuite la struttura, e qua vedete tantissime maglie da calcio. E siamo qua con Francesco che da qualche anno ha la passione di raccolta di queste maglie. Però dietro queste maglie c'è una storia. Quale, Francesco? Sì, salve a tutti, io mi chiamo Francesco Zema, nella vita lavoro nel terzo settore, sviluppo progetti comunitari inclusivi, soprattutto per la gioventù a rischio, per gli adolescenti a rischio e nel penale minorile. Da qualche anno a questa parte mi sono interrogato su come portare i temi del sociale a una platea più ampia e ho creato Calci Comunità Resilienti, un progetto socioculturale che porta nei luoghi di cultura e nelle scuole storie di resilienza comunitaria, ovvero storie di riuscita da situazioni di crisi sociali, comunitarie, economiche, ambientali, e lo faccio attraverso il linguaggio del calcio. Quindi hai raccolto tutte queste maglie, quante sono le maglie? No, oggi con me, adesso non saprei, però grosso modo, 300-400 pezzi, donati, la maggior parte donati dalle federazioni dei club di tutto il mondo che hanno aderito a questa iniziativa, e dietro ogni maglia c'è una storia particolare. Magari vedremo qualcuno da poco, però parlavi di federazioni un po' particolari, però, perché non sono le federazioni alle quali siamo abituati, sì, sentendo il calcio di vertice, diciamo. Ci sono sia quelle di vertice della FIFA, dell'UEFA, come potrebbe essere anche la federazione di San Marino, che verrà ospite a campo aperto in questi giorni, così come quelle realtà nate per raccontare dei messaggi, come quello del patrimonio linguistico da salvare, come la federazione della terra brigasca Labai, che è un'isola linguistica occitana tra Liguria, Francia e Piemonte. Ci sono le federazioni come quella cimbra, quella del Sud Tirolo e quella della Ladinia, che partecipano all'Europeada, l'Europeo per le rappresentative per le minoranze etnico-linguistiche, che portano poi tutta una serie di contesti, progettualità sociali a forte impatto comunitario, e tutto grazie allo sport. Allora, fino a lunedì sera qui a Fabbrica del Vapore Milano, siamo in via Procaccini, nell'ambito di Campo Aperto. Francesco, scegliamo un paio di storie per dare un piccolo assaggio di quello che è un'avventura come questa. Dove andiamo? Beh, la primissima andiamo a Sant'Elena, proprio qua dietro allora, di noi. Allora ci giriamo, qua siamo dietro di noi. Questa allora, Sant'Elena. È la maglia della nazionale dell'isola di Sant'Elena, neonata nazionale, gioca... Beh, isola di Sant'Elena che storicamente si conosce. Storicamente come l'ultimo esilio di Napoleone. E ci troviamo quindi nell'Atlantico e siamo lontanissimi da tutto, siamo vicino alla costa sudafricana, ma la comunità a lungo è stata chiusa al mondo per via della mancanza di un aeroporto che solamente negli ultimi anni è arrivato, e la nazionale gioca un ruolo particolare, perché grazie alla nascita di questa squadra che partecipa ora agli Island Games, i giochi delle isole, che ogni due anni si sviluppano in giro per il mondo e tengono in considerazione isole con popolazione inferiore ai 150.000 abitanti, quindi si parla di micro contesti, microcosmi, come direbbe Magris. Ci si ritrova a parlare di questa nazionale perché dentro Sant'Elena non ci sono grandi attività ludico-creative socio-aggregative. Il calcio, nell'unica piana disponibile in un'isola che è molto dura da vivere, molto dura anche nella sua natura, il calcio rappresenta quel trade union che permette ai ragazzi, dalla gioventù ai portatori di handicap, di poter sviluppare attività comunitarie inclusive. Come avete capito, Francesco racconta una storia per ciascuna di queste maglie, quindi una cosa davvero affascinante. Brevissimamente ne scegliamo un'altra, dai, magari qua nelle vicinanze. Allora, nelle vicinanze sicuramente vorrei parlare della comunità slovena italiana, che sarà ospite, lo Zile sarà ospite a Campo Aperto. Queste due maglie storiche sono le maglie della rappresentativa della comunità. Vediamo qua sotto. Della comunità slovena italiana. C'è anche una scritta in sloveno. La mia squadra. Sì, in realtà la state vedendo al contrario, perché stiamo facendo con la modalità inversa, ma pazienza. È una squadra particolare perché pochi sanno che nel Friuli Venezia Giulia, nella provincia di Trieste, esiste una comunità slovena che è nata e vissuta ancora prima dell'impero austro-ungarico e ancora prima del passaggio all'Italia, e che in tutto e per tutto è
una comunità autoctona che però si è vista negli ultimi anni oggetto di penalizzazioni dal punto di vista comunitario e sociale, vuoi per il ventennio fascista, vuoi per tutto ciò che è stato il post di seconda guerra mondiale, che sulla frontiera orientale si è fatto sentire, è stato drammatico, e vuoi anche per la difficile integrazione di tutto ciò che è stata l'amministrazione territoriale locale, si ricorda il territorio libero di Trieste e tante altre situazioni che hanno portato ad affrontare certi temi con molta fatica. Questa comunità è sempre stata ha avuto la fortuna di ricostituirsi, di preservarsi, perché come dice il mio amico Igor Tomasetic, che verrà a parlare proprio lunedì qua a Campo Aperto, se andiamo in Slovenia non siamo per loro dei veri sloveni, certo, se siamo in Italia siamo degli sciavi, e questo è un grande problema. Però invece noi di questa nostra virtù dell'essere unici all'interno di due territori abbiamo costruito la nostra appartenenza. Il calcio in questo genere è l'elemento fondante questa comunità, perché è lo spot che ha permesso di superare le fragilità. Io faccio una piccola narrazione di questa, un piccolo aneddoto. Nel secondo dopoguerra le squadre slovene italiane facevano fatica a giocare nei campionati dilettanti e nei campionati di Serie B e oltre, perché la maggior parte dei club di lingua italiana si rifiutavano di giocare. C'è stato un anno in cui, se non era il Primorie, ha vinto il campionato senza disputare neppure una partita. Perché gli altri sono rifiutati di giocare. Si rifiutavano di giocare. Quindi oggi invece si guarda a un vero e proprio ribaltamento di narrativa, dato che questa è l'unica rappresentativa, una vera e propria nazionale che gioca per l'Europeada, che è finanziata dalla Lega Calcio del Friuli Venezia Giulia. Quindi l'Italia che riconosce, che recupera e ripara in qualche modo una storia che fu. Anche perché vi assicuro che là in Friuli non solo vanno a cercarli adesso i calciatori di lingua slovena, perché sanno giocare e come. Francesco potrebbe tenerci qua credo almeno mezza giornata, però avete capito il fascino di tutto questo. Allora, fino a lunedì alla Fabbrica del Vapore, l'appuntamento di lunedì a che ora è? Da lunedì dalle 15 in poi si farà un bellissimo viaggio nel calcio come veicolo e strumento per l'identità. E se qualcuno invece volesse conoscere il progetto senza riuscire a venire qua, come può fare? C'è una pagina ufficiale del progetto che si chiama Calci Comunità Resilienti, una pagina Facebook, e poi ovviamente tante note stampa del circuito itinerante che si possono tranquillamente trovare su Google. Oh, complimenti, io sono rimasto affascinato da questo progetto, vi assicuro. Se potete venite quindi lunedì alla Fabbrica del Vapore. Grazie a Francesco, e grazie. Sicuramente risentiremo parlare di questo grazie progetto. Grazie a tutti.